Ripartono le scuole, stavo guardando due numeri e mi è caduto l'occhio sul fatto che nella scuola Manzoni mi sembra ci siano alcune sezioni in meno. Via le auto da Piazza Garibaldi e se la pratica è chiusa e la decisione ormai presa, le polemiche sono appena iniziate. Le opposizioni attendono al varco e sono pronte a continuare la battaglia, prendendo spunto da qualsiasi argomento pur di insinuare il dubbio. Il consigliere Giovanni Govetto sospetta che la perdita di due classi alla Manzoni, ma non solo quella, sia dovuta alla pedonalizzazione. Pare ci siano anche diversi docenti che hanno chiesto trasferimento. Con questo aspetto non può non far, come dire, collegare le cose. Ma sarà proprio così? Lo abbiamo chiesto alla dirigente dell'istituto comprensivo cui fa capo la Manzoni. Soltanto due docenti hanno chiesto il trasferimento, ma perché appunto abitavano molto lontano dalla scuola. E a causa della perdita del parcheggio che però avevamo prima, dietro la scuola, era un cortile a nostra disposizione per i lavori che sapete che ci sono all'ospedale vecchio per la procura. Quindi già era precedente alla notizia della pedonalizzazione. Abbiamo perso, è vero, due classi, ma dovute a un po' un calo demografico che c'è negli ultimi anni e poi un po' è anche la moda a Udine che un anno si iscrivono alla Valussi, un altro anno alla Manzoni, un altro anno alla Heller, insomma fanno un po' un giro di iscrizioni. Il consigliere Govetto però non molla la presa. Il rischio che questa cosa possa incidere negativamente sulla scuola, a mio avviso, come dire, è reale.